L'economia chiude oggi a Milano il MICAM, bene le aziende calzaturiere marchigiane di fascia alta, in difficoltà quelle che avevano la Russia come mercato di riferimento. Giancarlo Trapanese. I segnali che vengono dal MICAM, che chiude oggi i battenti, non fanno sorridere i produttori marchigiani. La concomitanza con il Capodanno cinese e la crisi russa, oltre alla concomitanza con un'altra fiera internazionale negli Stati Uniti, hanno inciso in qualche modo e anche se complessivamente i produttori italiani parlano di segnali di ripresa, è proprio il comparto marchigiano quello forse più in sofferenza. E del resto non si scopre oggi che la produzione marchigiana va verso un calo posizionato fra il 5 e il 10% e che molte aziende che avevano un forte feeling con il mercato russo, segnano il passo. Il MICAM si mantiene una fiera di business, la fiera più importante al mondo. Abbiamo avuto una conferma delle previsioni, soprattutto da certi mercati come la Russia e i mercati ex sovietici. Ci auguriamo che nel secondo round, cioè tra 25 giorni a Mosca, recuperiamo quei clienti russi che non sono venuti qui al MICAM di Milano. Ma non tutti gli imprenditori marchigiani sono pessimisti e molti guardano con buone aspettative ad altri mercati. Noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo avuto in questi giorni un incremento dei visitatori, ma dei buyer più del 30%. Questo andamento è positivo, lo riteniamo sicuramente un risultato grazie a tutte le strategie che stiamo portando avanti come azienda. L'andamento di questo MICAM è stato un po' come le aspettative, nel senso un flusso minore di clienti dal mercato est europeo. Non sono arrivati tanti americani così come ce lo aspettavamo un po' tutti, meno giapponesi perlomeno per quanto riguarda noi, però diciamo in generale c'è stato un riavvicinamento del mercato nord europeo, quindi ecco, questo è un mercato che per quanto ci riguarda ci ha avvicinati in questo momento.